Bentornati ovetti nel nuovo episodio di Dream TVNS, oggi in compagnia di un pacco pazzo, signori. È arrivato il pacco che tutti volevano. Eccolo qua, insieme a voi lo apriamo. Facciamo vedere cosa c'è dentro. Forse così si capisce. Il gamepad, signori. Compatibile con Switch, Windows, Mac, Steam, Raspberry, Android. Eccolo qua. Facciamo vedere tutte le caratteristiche. Adesso lo apriamo insieme a voi e vi facciamo vedere all'interno cosa è presente in questo controller SF30 Pro Bluetooth Gamepad che dice che ha 16 ore di autonomia con una ricarica di 1-2 ore. Quindi, boh. All'interno istruzioni, un cavo USB modello C, abbiamo detto già è compatibile, si apre molto semplicemente così. Eccolo qua, piano piano. Eccolo qua, signori. È molto piccolino, è simpatica, effettivamente molto bella anche la custodia. Qua c'è un tastino, si tira, si sfila. Ed eccolo a voi, signori. Poi lo proveremo in carica. Molto piccolino, eccolo qua. E chi lo volesse prendere su Amazon al prezzo di 38-37 euro, più 5 euro magari di sconto che vi danno da Amazon. Ok, istruzioni, cavo, e poi ci sarà da scaricare da internet i driver per aggiornarlo alla nuova, insomma, con i nuovi driver. Molto carino effettivamente, non è neanche molto pesante, molto semplice. C'è i tastini qua, c'è 1 2 LR, L2 R2, il cavo C plus USB-C, scusatemi, e qua sono, vabbè, le frecce e gli analogici, le start e select. Questo è il cavetto. Andiamo subito a caricare. Boh. Grazie per essere venuti a vedere l'unboxing di questo piccolo joystick controller che, ripetiamo, della 8-bit DO, che già avevo comprato qualcosa. Anche la funzione Rumble Vibration, quindi vibrazione, il sensore movimento e poi la USB che abbiamo già ripetuto 800 volte. Attacca così. Ok. E poi si collega qui. E boh, grazie per essere tutti per essere venuti. Eccolo qua. Alla prossima con un nuovo episodio di su Dream TVNS. Iscrivetevi al canale e see you next time.